Il Messina ha già festeggiato di fatto la promozione, anche se manca il conforto della matematica. Il Cosenza però ha fatto una bella figura al San Filippo. Sì, direi che usciamo a testa alta, soprattutto negli scontri diretti che ci hanno visto sicuramente fare due ottime partite. Rendiamo merito al Messina, che probabilmente vincerà il campionato, come giusto che sia, perché davanti ha sbagliato meno di noi. Però noi abbiamo fatto, penso, il massimo di quello che potevamo fare. Dispiace solo non aver potuto competere con questa squadra molto forte nelle nostre migliori condizioni, perché abbiamo avuto nel corso dell'anno e in particolare anche in questa partita non abbiamo avuto questa possibilità per defezioni e infortuni e squalifiche. In cosa è stato superiore il Messina? Forse la difesa che ha subito meno gol e poi soprattutto la continuità. Oggi il 16° risultato utile consecutivo, voi non siete mai andati oltre una serie di 5 risultati positivi. Sì, beh, direi soprattutto la continuità. È chiaro che spesso si dice che i campionati alla fine lo vince chi ha la miglior difesa, però è anche vero che noi abbiamo avuto un attacco stellare, abbiamo fatto molti più gol noi, però direi che nel computo delle cose, direi che la continuità è sicuramente la cosa che ha pagato di più, perché Messina ha sbagliato molto meno di noi. Avreste meritato la promozione già l'anno scorso dopo quella vittoria nei play-off, secondo posto per il secondo anno consecutivo. Adesso ci credete ancora in questi spareggi di promozione oppure ci sono meno stimoli? No, beh, innanzitutto bisognerà capire se servono a qualcosa, perché insomma trovo veramente assurdo che una squadra disputi oltre al campionato regolare 6-7 partite, arriva prima in Italia e poi non viene concessa la promozione. Direi che in questo sono tante cose che non vanno nel calcio italiano e che vanno riviste, quindi cercheremo di capire se quest'anno serviranno a qualcosa e chiaramente a quel punto cercare di vincerli. Alle spalle di queste due squadre che si sono contese il campionato, qual è la principale rivelazione? Ma a me ha destato un'ottima impressione nelle due partite Città di Messina. Credo che avesse un organico per poter stare anche più vicino a noi, però credo che poi alla fine queste due squadre abbiano fatto il vuoto al di là del distacco, perché sono due squadre molto, molto quadrate, due realtà che soprattutto meriterebbero di stare in altre categorie. E cosa chiede invece alla prossima estate? Forse qualche certezza in più a livello societario per puntare a quella promozione che avete dimostrato di meritare? Ma questo è un problema che riguarda soprattutto la società. Io credo di aver fatto un ottimo lavoro insieme ai miei collaboratori, al mio staff, in una situazione per il calcio attuale direi assolutamente inadeguata, quindi risultati sportivi li abbiamo fatti, però si sa bene che senza società non si va da nessuna parte, quindi io alla fine sono un dipendente, quindi i programmi li farà la società, vedremo da qui a qualche settimana cosa succederà.